regista Odeon Theatre dal 1964. Ciao a tutti, sono Yaeli Po, non ho una compagnia teatrale, però studio recitazione da qualche anno. Matteo Biasotti, sono entrato a far parte del progetto Atleti dell'Anima, di formazione del Teatro Nucleo, e adesso stiamo lavorando insieme alla Nido dei Fiori, che è un progetto appunto nato in questa formazione. Flavio Bossalini, e ho partecipato ad un progetto di teatro basco Anarchia, di formazione, e adesso sono aspirante attore. Dino Di Budo, sono il teatro Potlatch del 1976. Ciao, Simone Bevilacqua, fondatore e regista di Teatro Basco, compagnia nata nel 2015 a Bologna. Sono Emilio Genazzini, sono il regista di Abraxa Teatro e Abraxa marcia dal 1981. Gregorio Necuzzi, direttore artistico del Laboratorio Internazionale Residuo Teatro dal 2000. Nathalie Motta, attrice del teatro Potlatch dal 1979. Raffaele Schettino, attore e regista, Groscio Teatro dal 2006. Michelangelo Taponi, faccio parte della compagnia della Margot Theatre dal 2015, attore. Alice Staccioli, anch'io faccio parte della Margot Theatre e attrice e organizzatrice dal 2015. E Valentina Cognatti, sempre Margot Theatre dal 2015, sono direttrice artistica. Walter Orioli, sono un psicologo, faccio teatroterapia da 20 anni. Non mi ricordo l'anno, non so. Dopo non c'è. Alberto Motta dell'associazione Politeana. Alberto Motta dell'associazione Politeana, che facciamo formazione di teatroterapia dal 1996. Ex attore e ex regista. Formatore per me. Luca Bonella, attore dal 2008 del Teatro a Canone, attore e regista del Teatro a Canone dal 2011. Simona Mariucci, vivo qui e appassionata di teatro, performa tutta la vita in training, infinita. Veronica Ragusa, faccio parte di Teatro Nucleo, compagnia nata nel 1974, io ne faccio parte dal 2015, attrice, formatrice, quello che serve. Marco Luciano, regista e attore di Teatro Nucleo. Massimo Grippa, attore di Abrax Teatro dal 1981, ma anche tutto fare. Tutto fare. Lorenzo Ortiz Gallo, sono allievo di Abraxa Teatro, faccio la magistrale a Roma 3. Laura Celli, io ho iniziato da questo a collaborare con il Potlatch come organizzatrice e sono un'attrice. Aniello Ciaramella, sono drammaturgo e attore e regista della compagnia Teatricos di Siena, Colle di Valdesa, provincia di Siena, e poi faccio anche l'operatore di teatro sociale per un progetto sempre di Siena che si chiama Atlantide, uno dal 1993 con Teatricos e Atlantide invece è nato nel 2017. Io sono Dashana Patrizia Tedesco, sono stata attrice, regista, attualmente all'interno della compagnia Teatricos e mi occupo di ricerca spirituale con una metodica che ho definito teatro transpersonale. Graziana Parisi, faccio parte di Teatro de Gardes, organizzatrice del Film Festival. Presidente internazionale di Nuovo Clown, insieme a Daniele, che si presenta.
Io sono Daniele Segalin, sono un buffone della vita e professore di buffoneria su me stesso e niente, sono direttore artistico del Fink Festival, partecipo con Teatro De Gart. Sono Gabriele Pavesi, sono autore e editore e dal 2015 dirigo la compagnia Gaggio Volonté. Silvia Di Patrizi, dal 2019 attrice della compagnia Gaggio Volonté. Sono Giulia Provenzano e sono attrice di Teatro Nucleo da poco e altre cose. Sempre a Teatro Nucleo e fuori. Sono Gilberta Cristino, attrice, cantante, doppiatrice e collaboro con il CETEC, Centro Europeo Teatro e Carcere. Donatella Massimilla, Centro Europeo Teatro e Carcere, da 30 anni faccio teatro a sociale. Ivan Tanteri, regista e attore dal 1974, prima con lo Studio 3, poi con il Teatro Potlatch e dal 2002 fondo il Teatro Immagini. Buongiorno a tutti, Virginia Palumbo, attrice, autrice, basta. Buongiorno, io sono Marianna Esposito e sono attrice e regista della compagnia Teatring di Milano, che è una compagnia teatrale e un centro di formazione. Buongiorno, io sono Chiara Ferdinandi e sto studiando pedagogia e sono aspirante operatrice di teatro sociale. Buongiorno, Angelo Gallo, sono un mastro burattinaio calabrese, ho ripreso la tradizione del teatro di figure in Calabria con un personaggio che si chiama Zampalesta, sono uno dei fondatori del teatro della Maruca in Calabria e sono qui con il teatro Cross Canyon. Alma Passera di Pula, faccio parte di Officina Teatro LMC, che è un gruppo di ricerca teatrale di Trapani, autrice, attrice, aspirante regista. Rosalba Santoro, anch'io faccio parte del gruppo Officina Teatro LMC di Trapani e sono attrice e danzatrice. Chris Torch, abito a Napoli, sono direttore artistico dell'Uppsala 2029, capitale di della cultura europea, candidato. Flavio Spilani, buongiorno a tutti, KTM, Kilber Museum, non sono le moto, un acronimo molto gettonato, anch'io possedevo una moto, però adesso sono ossessionato dal teatro, dirigo questa compagnia dal 74-75, sono qui in Umbria, vicinissimo, grazie. Io sono Fabio Macagnino, sono un cantautore, musicista e faccio parte del teatro Proschenio di Reggio Calabria dal 2000. Io sono Sofia Guias e dal 2004 faccio parte del teatro Potlatch. Io mi chiamo Stefano Fabroni, dal 2016 coordino e dirigo un gruppo che si chiama L'Ottava Rima, senza apostrofo però, non vi spiegate. Marco De Marinis, studioso di teatro, ho insegnato al DAMS di Bologna dagli anni 70 fino a 3 anni fa. Io sono Enzo Caputo, vengo da Trapani, sono il fondatore di Officina Teatro dell'MC dal 2011 e sono stato allievo di Carlo Quartucci fino al 2011 e poi dopo ho aperto la mia compagnia. Grazie. Claudio Coloberti, telecamerista. A parte gli scherzi, sono stato dal 90 responsabile degli archivi del vecchio teatro e ora sono responsabile degli archivi del nuovo Orientale. Matteo e Stefano vi conoscono tutti, ma presentatevi lo stesso. Io sono Mattia Poppe, presidente della Fondazione La Riforma Cancrame e benvenuti. Ah, certo, è bellissimo sentirvi parlare. Io sono Stefano Bertea, faccio parte della compagnia Teatrale Forrano, collaboro con la Fondazione e faccio tutto.
Volete sedervi? Siamo mezzo e mezzo, siamo so, mezzo servizio. So, però prendete delle sedie e sedete, magari potete alzare. Se entrate dentro, alzate e uscite fuori, perché altrimenti vi obbligate a parlare anche in quella direzione e mi sgolo. Ogni mestiere presuppone un sapere. Ci sono dei mestieri che presuppongono un saper fare, cioè il loro apprendistato avviene facendo. Il muratore apprende a essere muratore facendo il muratore. Non può andare all'università o mettersi a studiare un libro. Un dottore che vuole diventare chirurgo deve operare sulla carne viva e apprendere la qualità di tensione per sezionare un corpo e salvarlo, non farlo morire. Il mestiere dell'attore consiste appunto nel saper fare qualcosa, saper intensificare quello che è conosciuto, noto e solito, trasformarlo alla percezione degli spettatori e destare negli spettatori associazioni, pensieri, sensazioni, emozioni, eccetera. Come apprende l'attore questo saper fare? Fino all'inizio del XX secolo esisteva un unico modo per apprendere a essere attore ed era l'imitazione. Gli attori avevano un sistema di produzione estremamente raffinato, erano compagnie che andavano dai 9 al massimo 11 persone, si erano specializzati in ruoli, l'ingenua, il galante, il vecchio, eccetera, tutti in realtà gli stessi personaggi che noi conosciamo dalla commedia dell'arte. Pensate un attimo a Shakespeare, che noi consideriamo il grande drammaturgo lontanissimo dalla commedia dell'arte. In fondo, che cos'è Amleto? Cos'è? Chi è Ofelia? Un ingenuo. Chi è Amleto? È questo principe nobile. Chi è Laerte? Una specie di capitano un po' sbruffone. Chi è il padre di Ofelia? Partenope. Quindi questi modelli, questi ruoli, erano quelli che gli attori avevano saputo creare per trattare la grande varietà di temperamenti, situazioni umane, e che avevano imposto anche agli scrittori fino all'Ottocento, alla fine dell'Ottocento. Sono gli attori che dettano agli scrittori il modo di scrivere, che tipo di carattere, di personaggio. Le compagnie viaggiavano, non c'era l'obbligo di mandare i figli a scuola. Uno dei motivi per cui anche gli attori erano disprezzati è perché viaggiavano, i vagabondi, e soprattutto perché non avevano cultura formale. Quindi tutti i bambini sin da piccoli apprendevano guardando i loro genitori, apprendevano imitando. Tutto avveniva attraverso l'imitazione. Esattamente come noi conosciamo da altre tradizioni di teatro in Asia. Se noi vediamo tutti i teatri asiatici, vediamo che quello che caratterizza tutte le tecniche
di tutti gli stili, di tutte le culture, di tutti i tempi, e una deformazione del comportamento umano, la potete chiamare stilizzazione, la potete chiamare formalizzazione, ma che fa sì che fino all'inizio del XX secolo ogni attore, quando si presenta in scena per rappresentare, non si comporta in maniera spontanea e naturale come avviene oggi. È facile, in parte, per un bambino imitare comportamenti stilizzati. Ed in questo modo dobbiamo apprendere e dirvi l'idea di mille trucchi per ricreare questa intensificazione della vita che colpiva gli spettatori. Tenete presente che fino al 1850 il teatro avviene in maniera grottoschiana, direi, con candele. Quindi è difficilissimo vedere il comportamento degli attori. Tutti gli attori vanno avanti fino alla ribalta per essere illuminati, parlano, poi vanno indietro. Ed è questo il movimento, la dinamica degli spettacoli, per cui la voce era fondamentale, la declamazione. Fino ancora una volta all'Ottocento c'era un'arte importantissima, che era la retorica. Io l'ho vissuta la retorica, perché quando ero bambino a Gallipoli andavo sempre, al tempo della Quaresima, a ascoltare il domenicano, il francescano che veniva nella cattedrale. E ogni pomeriggio, fino alla sera, raccontava la vita di Cristo. E la raccontava in maniera tale che tutti noi, soprattutto le donne, cioè soprattutto donne, dove questo domenicano a volte mischiava parole di latino incomprensibili a noi tutti, ci affascinava. Questo della declamazione era importantissimo, io l'ho vissuto anche in Polonia quando sono andato a studiare e al Teatro Reale di Copenaghen. È un'arte che è scomparsa purtroppo, perché anche i teatri più tradizionali si sono lasciati sedurre dalla sirena o dalle sirene della modernità, della ricerca, della vanguardia. Apprendevano, non si andava a scuola, non esistevano scuole di teatro. Le scuole di teatro sono un'invenzione che proviene da un dilettante. Questo dilettante che per anni e anni, figlio di un grande magnate, di una fabbrica di tessile, Alexeyev, prende il nome di Stanislavski, il nome d'arte Stanislavski, e dice, dopo aver per anni e anni fatto il dilettante, in condizioni molto diverse, perché fino adesso, direi, è esistita questa cultura parallela del teatro professionistico che nasce con un unico obiettivo: guadagnarsi il pane intrattenendo le persone. Questo è la nascita del teatro dal quale noi proveniamo. Quindi questo aspetto del guadagno è fondamentale nella nostra professione, e direi anche che uno dei momenti più straordinari della nostra storia è il momento quando nasce un piccolo dettaglio che ci dà la libertà a noi di fare quello che vogliamo, noi attori. Il biglietto. Fino a quel momento, quando sì, ci sono spettacoli, sono vescovi, fino a quel momento, cioè fino
nel 1545, quando abbiamo il primo documento che mostra che esiste una compagnia, che si crea una compagnia professionista, gli attori venivano riuniti da vescovi, da nobili che davano loro il posto da fare, li pagavano. C'era tutta una intermittenza di recitazione, di presentazione di spettacoli. Invece, quando si creano queste compagnie, a scopo di guadagno, con regole molto chiare quanto a quanto ognuno deve guadagnare nella compagnia, in base alla bravura, in base alle sue capacità, gli attori, attraverso il fatto di far pagare un piccolo biglietto, diventano liberi di fare quello che vogliono, di creare queste micro società che sono veramente una maniera di vita alternativa. Quando leggiamo le vite delle compagnie del 500, del 600, ci rendiamo conto di come non abbiamo niente a che fare con tutto il sistema di comportamenti, di norme, di criteri della vita degli altri cittadini o dei miserabili che abitavano nella città e nei villaggi. Tutto questo ha una sua ombra, perché se è vero che gli attori conquistano la libertà attraverso il biglietto, lentamente scoprono che il pubblico ha dei gusti e cominciano a seguire i gusti di quelli che comprano i biglietti, e lì entra la rottura di un equilibrio fondamentale, che direi c'è il rapporto tra attore, il rapporto con l'attore e lo spettatore, e poi c'è esattamente questo equilibrio che è il contesto, che possiamo chiamare il mercato. Il mercato è, ai miei occhi, il luogo dell'incontro. È un luogo concreto. Io sono qui, sono ospitato, non pago, ma se andassi a fare la stessa cosa in un albergo o in un altro posto, dovrei pagare. Quindi immediatamente questo aspetto economico è l'ombra che mi accompagna e che a volte mi sommerge nel buio e soffoca quel poco di luce che vorrei emettere. Questo delle compagnie, del denaro, è uno, direi, degli aspetti del DNA, è quello che costituisce l'identità della nostra professione. Dobbiamo essere redditizi. Anche quando subentrano le sovvenzioni, dobbiamo mostrare di essere redditizi, direi, dimostrando che facciamo ricerca, che abbiamo delle qualità particolari, che il nostro teatro è artistico, oppure che ha una funzione sociale, e le sovvenzioni ci vengono date in base a questo valore, esattamente come quando sono state inventate dai bolscevichi, primi a finanziare il teatro come cultura importante per la società, dopo la rivoluzione russa, sono il governo bolscevico che comincia a finanziare, poi i nazisti, però chi faceva teatro doveva naturalmente seguire la ideologia di chi dava le sovvenzioni. L'apprendistato, c'è questa cultura parallela a questo sistema di produzione professionista, e sono i dilettanti. I dilettanti hanno avuto un ruolo importantissimo nella storia del teatro e ce l'hanno ancora oggi. Sono loro che si riunivano in accademie per cercare di capire e di reinventare o riscoprire quello che era stato il teatro greco. Ancora oggi noi non sappiamo come avvenivano concretamente gli spettacoli ad Atene. Quando parliamo di teatro greco parliamo di queste stranissime
celebrazioni che avvenivano in un'unica città, che era Atene. Il resto delle altre città greche, tutte in lotta l'una con l'altra, non avveniva, non c'era teatro all'inizio. Quindi, come avvenire? Sono questi mercanti ricchi, questi nobili a vestirsi, a creare come degli spettacoli che poi riproducono, vogliono riprodurre questo teatro greco, classico, e sappiamo che vogliono addirittura ricreare l'edificio dove erano a Vicenza col Teatro Olimpico, che non ha nulla a che vedere con i teatri invece che poi dopo vengono scoperti. Questa corrente di dilettanti stava sempre presente. Stanislavski era un dilettante, figlio, ricchissimo, visto proprietario di una fabbrica di tessile, e lui faceva spettacoli, però si poteva permettere di preparare uno spettacolo per mesi e mesi. Lui non aveva problemi economici, le compagnie il teatro professionistico provavano un giorno, due giorni, appunto anche grazie al fatto di questa specializzazione dei singoli attori, per cui un vecchio sì, un vecchio non era, possedeva da vecchio un linguaggio fisico stilizzato di moltissimi, direi centinaia e centinaia di cliché dal vecchio veramente che non ha più forze per camminare al vecchio che invece è pieno ancora di baldanza, dal vecchio rattuso che ogni volta che vede una ragazza comincia a tremare, al vecchio che non ce la fa più, al vecchio scaltro figlio di buona madre, al vecchio invece fesso e stupido che viene preso in giro dal suo Zani. Quindi l'attore che recitava il vecchio aveva una quantità, un linguaggio fisico straordinario, e qui consisteva, direi, la drammaturgia dell'attore, la capacità di mischiare tutto il tempo, per cui fino al Novecento, ancora molto Stanislavski, la creazione di un personaggio da parte dell'attore era discontinuo. L'attore tutto il tempo dava la sensazione di qualcosa, poi lo interrompeva per trattenere, ritenere l'attenzione dello spettatore. Ora, dette in parole semplici, moderne e scientifiche, tutti questi attori avevano imparato il loro mestiere sin da quando erano bambini in relazione al pubblico. Con una cosa abbiamo capito, che la monotonia, l'uniformità, se il fatto di parlare tutto il tempo in una certa maniera, anche se tu dici le cose più interessanti puoi immaginare, dopo un po' crea quello che è un abbassamento di stimolo cerebrale, neuronale, per cui quello che decide sulla percezione degli spettatori, e quindi anche sulla loro comprensione, sulla loro capacità di seguire, sulla loro, sul loro stimolo di cominciare a dialogare con se stessi, quindi avere i pensieri, associazioni, impressioni, e quello del variare, se mi metto a parlare in questa maniera, improvvisamente io cambio totalmente quello che è il mio modo più o meno uniforme di parlare, con una specie di quasi corsa affannata, qualcosa che io stesso non so che cosa sia, però è quello che mi caratterizza mentre parlo con voi. Ma se improvvisamente mi metto a parlare in questa maniera, subito succede qualcosa. Ed era questo che loro sapevano sfruttare in questa costruzione, direi, della discontinuità, grazie alla grande capacità che loro possedevano e che loro avevano assorbito, avevano incorporato questo saper fare che si manifestava con segni fisici. Esattamente come quando noi vediamo un attore di Katakari, un attore no, un attore balinese classico,
la ricchezza fisica della loro, espressività, del loro linguaggio dinamico e corporale, fa sì che noi rimaniamo affascinati fino a un certo punto, per cui dopo subentra la monotonia, cioè la nostra percezione si abitua. Ma all'inizio ne rimaniamo completamente affascinati. Che cosa hanno costruito loro? Esattamente come avevano costruito questo, gli attori, fino all'inizio del Novecento. La capacità di far ballare gli spettatori sulle loro sedie o in piedi. Quello di sviluppare questa empatia cinestesica tra attori e spettatori. Cinestesia e la consapevolezza del nostro corpo. Fondamentale. Per un attore è fondamentale sapere conoscere come in questo momento la mano destra va verso l'altro, la sinistra è chiusa e tiene qualche cosa, tiene, tiene un segreto in mano, adesso ve lo mostra, attraverso la gola. È un modo di costruire una partitura, un'interpretazione, una successione di segni somatici, fisici e vocali, che devi influire, devi impattare i sensi e la memoria. Perché la memoria è fondamentale, perché la memoria che evoca e crea e associa e costruisce legami con quello che l'attore è capace di costruire con questo suo montaggio fisico e vocale. Quindi questo dell'apprendere cinesteticamente, cioè facendo, usando l'intero corpo, è qualcosa che ha sempre caratterizzato l'attore e soprattutto lo vediamo in maniera coerente e straordinaria nell'unica forma che noi abbiamo ancora di questo tipo di apprendistato nella nostra cultura occidentale, che è il balletto classico. Quando noi andiamo a vedere il balletto classico, la prima cosa che notiamo è come questa persona si fa qualcosa che noi conosciamo, cioè cammina, però non riconosciamo il modo come cammina, che cammina sulle punte. E tutto il comportamento della ballerina classica è tale che quando noi la vediamo per la prima volta rimaniamo stupefatti. Io conosco le reazioni degli attori asiatici che non avevano mai visto le ballerine classiche, quando li portavo a vedere il balletto classico rimanevano profondamente colpiti da questa capacità di limitare nello spazio, non hanno più peso. Ballerine classiche, le ballerine, e niente, non vanno a 2 centimetri da terra, mentre al contrario quasi tutte le tradizioni tecniche attorali si radicano a terra, abbassano, piegano le ginocchia come dei cani o dei mastini o dei canguri che vogliono saltare, invece loro no, si levano. È interessantissimo. Quando sono andato a studiare alla scuola teatrale di Varsavia, una delle, delle lezioni di c'erano degli esercizi, c'erano diversi esercizi, c'era la ritmica, c'era la plastica, c'erano gli esercizi plastici, ma soprattutto c'era la scherma, ma soprattutto c'era il balletto classico. Il balletto classico era considerato fondamentale da tutti gli attori, anche quelli dell'Ottocento, perché dava loro, come l'hanno spiegato moltissimi dei vecchi attori che ho intervistato quando ho fatto tutta la mia ricerca, il mio lavoro sul campo a proposito dell'antropologia teatrale, come vi siete formati, quali sono stati i consigli che vi sono stati dati, qual è la prima azione che vi è stata mostrata da, o che avete copiato. Tutti mi dicevano, tutti, l'importanza
del balletto classico, perché dà la verticalità, cioè ti fa un centimetro più alto, è quello che ho sentito dire in tutte le scuole di balletto dove sono andato. La prima cosa che la maestra dice al bambino è un centimetro più alti, e tutti i bambini che sono così, oh, hanno perso l'alto. È strano. Ed è anche uno dei consigli che viene dato dai maestri d'arma giapponese: quando tu sei di fronte al tuo avversario, diventa un centimetro più alto. Il balletto classico era importantissimo per la verticalità e poi per un altro motivo. Nel balletto classico si evita l'uso che noi facciamo delle articolazioni. Quando noi parliamo, gesticoliamo, ci muoviamo, per evitare spreco di energia usiamo le articolazioni. Nel balletto classico no. Se io sto qui e mi voglio girare, non è che faccio così, posso fare questo. Lascio che tutto il peso rimane inerte e solo l'articolazione lavora. No, in genere tu ti giri l'intero corpo, cioè è come se, come dicono loro, le gambe portano il busto come una statua, per cui tutto il tempo viene in questa maniera. Allora, apparentemente sembra normale che mi giri e guardi in questa maniera, però a livello cinestetico lo spettatore nota un effetto di straniamento, c'è qualcosa che non riconosco, nonostante conosca il suo tipo, sta guardando qualcosa. Ora, erano tutti questi aspetti che rendevano il balletto classico importantissimo nella pensata, anche vero che molti di questi vecchi attori mi hanno raccontato che loro pagavano di tasca propria lezioni di balletto per andare a per apprendere appunto questo comportamento che dava loro un certo tipo di presenza che aveva un effetto sullo spettatore. Nel 1968, quando i giovani vogliono cambiare giustamente il mondo, che cosa fanno? La prima cosa che buttano fuori da tutte le scuole del pianeta è il balletto classico, perché lo considerano una forma aristocratica del passato, che appartiene solamente ai busti borghesi, eccetera, eccetera. Per cui non si suona più il balletto classico, cioè noi attori non si dà più il balletto classico. Ma questo per dirvi che quando io arrivai, volevo studiare in Polonia, io avevo visto moltissimo teatro prima, perché io sono stato in Italia quando avevo 17 anni, sono andato a lavorare in Norvegia, poi ho cominciato a studiare. Quando volevo invitare una ragazza, ho pensato che se la invitavo al teatro non c'era più scelta che se la invitavo al cinema. Che uno diceva sì, se mi vuole invitare a letto di carne, no, ti porta al teatro, no? Nevrosi da italiano, da meridionale. E andava a... E perché anche? Perché c'era un motivo economico. Gli studenti pagavano metà biglietto, io compravo il biglietto più a buon mercato, per cui costava meno del cinema. E c'erano sempre posti liberi giù in pratica, per cui io con la solita sfacciataggine me ne andavo in platea con la ragazza, mi sedevo lì e facevo bella figura. Poi la ragazza, naturalmente, perché eravamo in un paese dove le ragazze erano abbastanza emancipate, mi invitavano a prendere una birra. Quindi, e poi non chissà cosa succedesse. Quindi avevo visto moltissimo teatro, ma non avete l'idea. Il teatro norvegese a quel tempo era molto... Nella storia delle tecniche teatrali ci sono state due tendenze.
Una è quella di sottolineare le capacità emotive, istintive, spontanee dell'attore, e l'altra invece la capacità di composizione, quasi a freddo, del comportamento. In Norvegia c'era questa prima tendenza dove l'attore doveva essere il più naturale possibile, cosa che invece non ritrovai quando andai in Polonia, perché in Polonia c'era una fortissima tradizione di teatro di composizione dovuta all'influenza francese dell'Ottocento, che aveva influenzato il più grande attore russo Sepkin, che poi ha influenzato Stanislavski. Quando noi pensiamo a Stanislavski, si commette un grande errore immaginare che Stanislavski fosse l'identificazione e il naturalismo. Componeva in maniera straordinaria e meticolosa il suo personaggio, e tutte le fotografie che noi vediamo delle mani del dottor Stockmann, per esempio, nell'opera di Ibsen, incredibile questa sua capacità attraverso un dettaglio fisico di caratterizzare il personaggio. Allora, quando arrivai in Polonia, mi ritrovai di fronte a un attore che, pur rappresentando secondo dei criteri che si potevano chiamare realistici, scoprì invece che era tutto una composizione, ed era quello che anche faceva Grotowski quando lasciai la scuola teatrale e andai a seguire questo giovane regista che aveva 28 anni quando lo incontrai, completamente sconosciuto in questa piccola cittadina di provincia nel 1961, quindi totalmente. È interessante perché in quel momento il teatro europeo comincia a sfasciarsi, perdere tutto quello che era la tradizione di unità che aveva posseduto. E quando uno pensava al teatro c'era un'unica immagine, un edificio dove si andava a vedere opere teatrali recitate in un certo modo. Non c'erano altre possibilità. Negli anni 50 sorge una nuova letteratura drammatica che obbliga gli attori a recitare in modo diverso, e sono degli autori come Ionesco, come Beckett, come Adamov, come Brozek, per cui comincia a crearsi accanto a questa cultura omogenea, direi, e unita, qualcosa che viene chiamato teatro di avanguardia o anche il teatro dell'assurdo. E sono dei piccoli teatrini che però nella stessa maniera utilizzano lo spazio, la relazione con lo spettatore e anche il modo di recitare il testo. È un po' differente perché il testo lo presuppone, obbliga, non è possibile recitarlo come se fosse Ibsen o Chekhov. Grotowski, quando comincia, Grotowski studia 4 anni come attore, dopo aver studiato 4 anni come attore, decide di fare regista, e quando comincia a fare i primi spettacli, che cosa fa? Anche lui passa all'avanguardia, comincia facendo Ionesco, Cocteau, un Chekhov molto particolare. Quindi la piccola, dove comincia la straordinaria, direi, avventura di Grotowski? Quando lui incontra un giovane architetto, Luigi Muraschi, e insieme all'altro direttore letterario del teatro, Ludwig Flaschen, un intellettuale eccezionale, questi tre cominciano a smantellare letteralmente la maniera di pensare e vedere il teatro, perché la prima cosa che loro fanno è di rompere la convenzione dello spettatore seduto di fronte e l'attore che occupa un determinato spazio. Allora Grassi comincia a costruire prima come dei grandi
Anna Amici, questi, come nel Kabuki, nel teatro, no? Tutto nel Kabuki, queste passarelle che fanno sì che l'attore pensi letteralmente, con una spada taglie la compattezza del pubblico, poi comincia a sparpagliarlo. Quando io arrivo vedo proprio l'inizio di questa avventura. Ora, tenete presente che la Polonia in quel momento aveva una vita culturale e strutturale straordinaria, e soprattutto il teatro studentesco faceva molto uso di cabaret, una specie di cabaret, anche facendo spettacoli teatrali, però dove c'era questa tendenza ad avvicinarsi o rompere la barriera. Toschi fa, ed è straordinario, lui si inventa a livello drammaturgico l'idea che il regista non lavora solo con un ensemble di attori, ma con due ensemble. L'altro ensemble sono gli spettatori, e anche gli spettatori devono essere messi in scena. Per cui lui dà agli spettatori un ruolo, che è una pièce di Corgan, che lui rappresenta, dove lui la presenta tutta l'azione in un ospedale, l'ospedale psichiatrico, e gli attori, gli spettatori sono pazienti. Allora tutta la sala, entrate e poi vi trovate in una camerata, in una corsia di ospedale con letti a due piani, dove gli spettatori vengono sistemati e sono seduti accanto degli attori, per cui tu non sai più se quella persona accanto a te è un attore o uno spettatore, eccetera. Questa è un'invenzione potentissima che lui usa a lungo, fino a quando poi si esaurisce, perché non sa più che ruolare agli spettatori. Alla fine lo si vede in Apocalypse Configuris, gli attori sono semplicemente ritornati a essere spettatori che vedono uno spettacolo. E poi una maniera molto particolare di avvicinarsi al testo, e che era, diciamo, già qualcosa che era appartenuta a più grande figura, al più grande regista del XX secolo, a Meyerhold. Meyerhold aveva inventato, aveva applicato quello che lui chiamava il grottesco, che era un miscuglio di tragico e comico allo stesso tempo. Grotowski riprende questa formula e la ribattezza dandogli usando l'espressione di un critico, in realtà, che la usa, cioè Grotowski utilizza nei suoi spettacoli una dialettica di apoteosi e derisione. Allora, da un lato il personaggio che Grotowski presenta nella sua pièce, un esempio, c'è un classico polacco dove i personaggi e gli arazzi di un castello, arazzi che rappresentano scene della cultura europea, Troia, Roma di Troia, la risoluzione di Cristo, eccetera, questi personaggi la notte di Pasqua appaiono e celebrano la rinascita della Polonia. Questo almeno lo scrive nel 1905, quando ancora la Polonia era una parte dell'impero zarista. La Polonia per 300 anni non è stata un paese indipendente, è stata divisa tra Russia e Austria. Cosa fa Grotowski? Quando prende questo testo, lo mette, lo piazza a Auschwitz, e sono i prigionieri, quindi questi musulmani, come l'hanno chiamato, al limite delle loro forze, che con le ultime tentative cercano di rappresentare, dicono questo testo, e poi alla fine hanno la sensazione, la risurrezione, e portando in trionfo un cadavere,
che loro pensano sia il Cristo risorto, vanno tutti verso la salvezza, la luce, che in realtà è il crematorio. Quindi questa era la dialettica di divisione e apoteosi. Questo è stato per me fondamentale, perché lì ho appreso, a 3 anni ho seguito vedendo questo tipo di lavoro, tutto un modo di come un testo può essere totalmente trasposto, pur conservando la sua sostanza verbale. In realtà non usava lo stesso la struttura verbale di Spiansky, solo lo usava come pretesto per tutto l'altro. Perché vi parlo di questo? Perché questa è tecnica, questa è la composizione, e quando Grotowska ha grandi problemi con il partito, per un semplice fatto, che la gente non andava a vedere i suoi spettacoli. Questo è il vero problema di Grotowska. A Opole veniva uno o due spettatori, a volte non veniva nessuno. Se voi leggete il grande libro che ha scritto Shinsky su il miglior testimone che ha seguito Grotowski per anni, 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 sin dall'inizio, lui vi descrive quanto pochi spettatori erano interessati a vedere tutto questo. Quindi il partito non dava, o per una volta non dava dei soldi, se non si rispettano le norme, un certo numero di spettatori, e soprattutto dovevano essere proletari, operai, classe operaio. Quindi Krakowski ricorre a quello che è fondamentale per la nostra sopravvivenza, la scaltrezza, e dice: no, ma io sto seguendo Stanislavski. Stanislavski era il grande modello dei paesi comunisti. Stalin stranamente amava Stanislavski e lo protesse, lo mandò a, lo uccise come fece con tanti altri, per esempio Mergo. E Stanislavski aveva degli studio, dei laboratori per trovare un nuovo modo di rappresentare i nuovi testi, Ibsen, soprattutto i simbolisti, Andreev, Danson, Maeterlinck. E dice Grotowski: nel nostro laboratorio e l'attore deve ritornare, deve mantenere ben in forma il suo strumento. Qual è lo strumento dell'attore? Il cuore. Quindi l'attore deve, esattamente come un violinista che ogni giorno suona il violino, anche l'attore deve fare degli esercizi. E lui prende gli esercizi della scuola teatrale, che è l'attore, e lui usa. Se voi vedete, c'è un film molto interessante del 1963 di Mike Elster, un gallese che fa un film, il primo e unico film, che mostra il training di Grotowski. E poi non credete, perché è così primitivo, direi, tutti gli esercizi di plastica sono fatti in questo modo, sembra proprio ginnastica, il corpo è statico, eccetera. Al contrario del film che fa, viene fatto sullo stesso allenamento 7 anni dopo, da Tor Gervetta, un attore dell'Odio, filmmaker, che prende gli stessi esercizi che sono stati sviluppati da Čechlach. Ma come li ha sviluppati Čechlach? Che questo movimento che fa lavorare i singoli parti del corpo, lui lo fa accompagnare con l'intero suo corpo. Per cui quando voi vedete questi due film, vedete da un lato qualcosa di inerte, quasi di ginnastico, e dall'altro una specie di danza continua, di energie che vanno in tutte le direzioni. Detto questo, concludo. L'ordine si trova a essere creato da me nel 64, quando ritorno in Norvegia e non ci sono possibilità di lavoro,
ancora una volta non avevo un diploma, non conoscevo molto bene il mestiere. In realtà io avevo visto, sentito e scritto moltissimo sul Grottoschi, diffondendo questi suoi pensieri che più o meno vi ho raccontato. E allora penso, creo un gruppo di dilettanti. E mi rivolgo ai gruppi dilettanti. Io ho successo moltissimo, anche in Italia. In Italia i dilettanti si chiamano teatri liberi, sono molto ben articolati, collaborano, ma è come una cultura sotterranea che non appare, ma molto attiva. Però i gruppi dilettanti di Oslo che contatto non sono interessati a quello che è il mio progetto, cioè cominciare dai dilettanti per diventare professionista. Io voglio guadagnarmi il pane facendo teatro, questo è stato il mio scopo. E in più, a quel tempo, siamo nel 1964, esiste un unico modello, esiste questo unico modello di teatro, e io volevo lavorare in quel teatro. E rifiuta bene, vado a lavorare nei tanti. So che moltissimi attori, che noi consideriamo i grandi formatori, hanno lavorato con i dilettanti, cominciando da Craig, Brecht, Garcia Lorca, Stanislavski, Vartangov, per anni e anni, anche Mebo ha lavorato in provincia con dei dilettanti. Quindi cominciò a lavorare così. Nessun dilettante voleva. Per cui cominciai a pensare a quale altra soluzione devo trovare. E qui è fondamentale. Per ognuno di noi, perché ognuno di noi si trova in queste situazioni spesso, lo trovo adesso anch'io, adesso ho perso il teatro, non c'ho niente, cosa faccio? È impossibile continuare, in più sono molto più vecchio, quindi meno energie e meno ottimista. Esiste sempre una soluzione, esiste una soluzione, devi cercarla, cercare presuppone uno sforzo. Cercare significa fare un passo più lungo della tua gamba, e tutto questo è uno sforzo enorme a livello mentale, soprattutto a livello di immaginazione, a livello di vita o morte. Se uno è capace di arrivare a questo grado di ossessione, trova la soluzione. Andiamo a trovare la soluzione, perché di che cosa avevo bisogno? Avevo bisogno di un edificio? No. Io volevo fare l'edificio? No. Avevo bisogno di soldi? No. Non avevo bisogno di soldi. Posso essere milionario e non sapevo niente in più. Avevo bisogno di uomini e donne per fare teatro insieme a me. Per questo avevo bisogno. Mi ero rivolto a moltissimi giovani attori tradizionali che si lamentavano che nel teatro tradizionale non era interessante, cioè, nessuno di loro aveva voglia di fare un teatro insieme a me, perché non potevo pagarli, né avevo un luogo, un locale, un teatro dove farlo. E allora l'idea era semplicissima: io devo trovare delle persone che sono nelle mie stesse condizioni, vogliono fare teatro e non possono farlo. E chi sono queste cose? Le persone che sono andate alla scuola teatrale e sono state rifiutate. Andare alla scuola teatrale, invece di avere le liste che erano state rifiutate, e cominciare. Ora, una cosa ho imparato da questo mestiere, sin da quando ero in Polonia. Oltre alla scaltrezza, un buon regista deve essere un buon ciarlatano. Deve saper vendere la sua merce. Quindi, telefonavo, pronto. Sono un regista italiano, teatro sperimentale, voglio aprire un teatro sperimentale a Oslo, sei interessato a lavorare con me? Stavo appuntamento al teatro, il caffè, chiedete, il caffè domandava Ibsen, dottor, quale mi offrivo bene.
la birra. Mangiavamo insieme, tutti erano interessati a collaborare con me. Io che eravamo una quindicina e dovevo. Non vi racconto tutta la storia del Rode Teatro, diciamo che noi ci riuniamo, non c'è un locale, non so dove devo andare. Un mio amico, che era maestro di scuola, cominciò a dare la mia aula alla scuola di sera, non c'è nessuno, ma che allora andammo lì. E bisogna dire, questi ragazzi si vivono a quarto piano, risolto quando arrivavamo davanti alla porta dell'aula, mi sentì come Napoleone sotto le piramidi, quindi vuol dire ai miei attori qualcosa che ricorderanno per tutta la vita. Levatevi le scarpe per piacere. E tutti tolsero le scarpe, aprirono la porta, entrammo e trovammo i banchi da una sala piena di banchi. I banchi li mettiamo contro il muro uno sull'altro. Ora, che cosa facevano? Credo che l'Odin cominciò a pensare l'apprendistato attraverso esercizi fisici, in silenzio, ma in silenzio non perché mi prendevo nel silenzio, perché ero insicuro. E non volevo dire niente, perché se dicevo qualcosa, sono sicuramente delle cose che... In più io sono terrorizzato dalla psicologia, perché non sono uno psicologo. Quindi, però, cosa potevo far fare allora? Che chiesa, ognuno di loro, che cosa sapevano fare? Uno aveva fatto un balletto classico, era figlia di un dottore, eccetera. Bene, tu sarai la professoressa di balletto classico, o meglio, l'istruttore di lei. Tu sarai l'istruttore di lei. Un altro era bravo in sport. Tu sarai l'istruttore di biomeccanica. Poi ti spiego. E così, cioè, ognuno di loro ebbe un compito e cominciamo a lavorare in silenzio 4 ore di seguito. Cominciavamo alle 5 del pomeriggio e finivamo alle 9 di sera, senza pausa. Ora tutto questo, anche questo del senza pausa, era dovuto al fatto che io sono cresciuto in un ambiente di lavoro dove si lavora 4 ore di seguito. Quando ho cominciato a lavorare con i saldatori in un'officina, si arrivava alle 7, dalle 7 fino a mezzogiorno si lavorava senza pausa, e poi a mezzogiorno si prendeva mezz'ora di pausa per mangiare qualcosa, e poi da mezzogiorno e mezzo fino alle 4:30 si lavorava. Quindi questo del lavoro continuato era per me naturale, per me essere attore era come un mestiere come tanti altri. Morale della favola, così nasce l'apprendistato dell'Odin, dove all'inizio, dopo pochissimi giorni, dei 15 rimangono solo 4 persone. Il motivo per cui sono rimasti lo ignoro. E allora adesso che mi dice, 2 o 3 di loro mi seguirono in Danimarca, quando 2 anni dopo ci spostammo, non ho mai capito perché. Lo hanno fatto, hanno lasciato famiglia, lingua, amici, e sono venuti. È come se la motivazione che ognuno di noi trova nel fare teatro è muta, anche se cerchiamo di spiegarla, inganniamo noi stessi, vero? Per cui c'è solamente da dimostrarla, farla. Col tempo, e qui mi avvio verso la fine, era chiaro che chi faceva training non era garantito un buon processo creativo nello spettacolo. Molti che erano bravi nel fare il training non erano così bravi nel fare lo spettacolo, per cui per me è sempre rimasto per anni e anni e anni. Perché uno fa esercizi quando poi nello spettacolo non rendono? Oggi so che tutto il training serve essenzialmente a liberare l'attore
dalla sua spontaneità, dai suoi cliché privati, dalla sua, chiamiamola, spontaneità, e cominciare ad acquistare tutta un'altra anatomia, un altro modo di comportarsi, straniandolo in modo da impattare la percezione. Cioè l'attore costruisce una presenza, ma questa presenza non è rappresentazione, questa presenza è una base sulla quale poi si costruisce in base alle possibilità e capacità e risorse personali. Dopo 3-4 anni gli attori sapevano fare questi esercizi alla perfezione, non erano più una sfida, non li metteva in... Per cui è importantissimo il fatto che gli attori stessi cominciassero a ribellarsi come si ribella all'ordine, creando delle alternative. Allora cominciarono su Iben, la prima attrice, le donne sono sempre state le più ribelli, le donne, ma in maniera molto costruttiva, non solo proponendo ma anche realizzando, perché loro venivano e mostravano quello che avevano fatto in silenzio, a parte, e quasi sempre mi convincevano. Per cui Iben comincia con tutta una nuova serie di esercizi, e questo è stato fondamentale, perché ogni 3-4 anni noi proprio in blocco smettevamo di fare un certo training e cominciavamo a fare uno nuovo. E credo che sia stato questo anche uno dei motivi che ha mantenuto in vita Locke. Ora, il rapporto tra training, esercizi e creatività, o processo creativo, non creatività. Giulia, ci sei? Sei pronta? No. No. Hai detto che dovevi dire qualcosa di importante che poi potevo andare a cambiare. Ah, sì. Quello che voglio dire di importante è questo. Che nel 74, 72, 73, 74, io incontrai dei gruppi di teatro, dei giovani registi. Uno era Renzo Vescovi, il teatro Tascabile di Bergamo, esiste. Loro rimasero colpiti da Robin, e quello, immagino che cominciarono, no, cominciarono a imitare, come tutti noi, ognuno di noi imita, parte imitando, e poi scopre sul cammino. E la straordinaria capacità del Tascabile, fino a oggi, non solo di aver sviluppato un suo training personale, ma anche di aver inventato, di aver seguito, per esempio, l'ordine quando comincia a fare teatro di strada, ma a svilupparlo in maniera diversa e soprattutto inventarci un rapporto col paese, con le culture asiatiche dell'attore, totalmente diversa dalla mia. Soprattutto con l'India, costruendo tutta un'accademia di arte drammatica, ma per dirvi come anche il teatro Potlatch, che dello stesso periodo, dello stesso gruppo, gli attori rimangono insieme e sanno far evolvere tutti gli esercizi, i treni e soprattutto inventa il Potlatch tutto un altro mondo di fare teatro di strada attraverso le città invisibili, che è come una grande messa in scena dello spazio urbano o una parte dello spazio urbano. Quindi come quello che all'inizio era sottolineato da critici, l'odinismo diventa non solo delle grandi dinamiche creative, ma soprattutto di case. Tutti quelli che si è portati come il Tascabile sono state delle case che hanno accolto gruppi di teatro, hanno preparato e hanno questo per spiegare di come Lodin abbia sopravvissuto grazie all'alleanza, all'amicizia, alle collaborazioni, a questa rete, la strategia del ragno è costruire una rete che sappia non solo mantenere i contatti, ma anche catturare l'attenzione. E
altri, di giovani e di non giovani, che vogliono fare un teatro diverso, ma anche delle attività del mercato. E devo dire che questi due gruppi hanno avuto un'influenza enorme in Latino America. Quando loro andò in Latino America, subito dopo cominciò a creare rapporti tra il Porto e la città scabile, e loro andarono tutto il teatro latinoamericano di strada è stato influenzato da loro. Però io voglio presentare un'altra persona. Questo desiderio da parte di, diciamo, un senza nome, perché io ero un senza nome, di conquistarmi la conoscenza, mi portava a invitare, a organizzare seminari. Allo stesso tempo invitavo persone che a me non interessavano gli spettacoli, anche se gli spettacoli mi affascinavano, però dagli spettacoli non apprendevo niente. Io volevo conoscere i processi di lavoro, volevo conoscere i trucchi, volevo capire come. Quando Dario Fo venne e presentò la signora da buttare, Dario Fo, Alcaram, però come e per me, penso che fu il suo primo seminario che fece, dove cominciò a raccontare quello che poi divenne il mistero buffo, addirittura alla radio Varese c'è un'intervista dove lui racconta che l'idea i primi abbozzi di scena del mistero buffo lo fa di fronte a questi attori scandinavi che seguivano questo seminario. Ma non è questo. E nel 1975 io ho la fortuna di convincere un teatro francese e la Biennale di Venezia a cofinanziare un progetto e far venire il Living Theatre dall'America di nuovo in Europa. E nel 1975 arriva tutta la tribù dei Theatre, e fra questi c'è anche un ragazzo di origini italiane che si chiama Chris Storch. Chris! Vieni qua, Chris, io vorrei perché il Living anche loro facevano tre. Puoi raccontarci in 5 minuti il che tipo di treni facevate e gli esercizi? Quelli lì? Sì, quelli lì. Quando io sono arrivato a Living, siamo stati a un collettivo all'est degli Stati Uniti, a Vermont, e stanno lavorando con una serie di spettacoli che si chiama Legacy of Kane. Quello spettacolo che ho cominciato insieme con loro era The Money Tower, la torre del denaro. E noi abbiamo lavorato con dal punto di vista, perché Judith Malina, la maestra, la mia direttrice, lei ha cominciato a studiare Mayol e il lavoro biomeccanica. E allora noi abbiamo cominciato da fare, forse come tanti gruppi anche negli Stati Uniti, con Grotowski, con Towards a Portier, comincia da una fotografia e sta facendo questo dalla fotografia. Questo era lo stesso con Mayo Hall, perché non c'era quasi nessuno film, informazione come era, solamente queste immagini. Allora noi abbiamo lavorato in quello modo. L'altro modo, e questo mi ricordo non primo incontro, ma secondo, con Your Circus, quando noi abbiamo un gruppo, Your Circus, Earth Circus, si chiama a Stoccolma, noi abbiamo cominciato come occupanti delle case. Io sono arrivato da Living Theatre, abbiamo fatto un gruppo, abbiamo cominciato con teatro per le strade e abbiamo occupato
quattro case lì, e dopo un anno di teatro per le strade, teatro indietro, è arrivato la polizia, sono arrivati, siamo stati fuori. Stesso giorno mi ha chiamato Eugenio, o ha scritto, non ricordo bene, ha detto, amici, venite qui a Ostrogo. Noi non avevamo nessuna casa, nessuno posto, perché abbiamo... abitiamo collettivamente, in collettivo, allora non paghiamo dei salari, qualcosa. E siamo arrivati lì, loro hanno fatto, Giulia anche, degli esercizi per noi, per mostrare come si lavora. E noi abbiamo detto, e questo è dal living, ho portato, noi non possiamo fare degli esercizi perché non abbiamo tempo, noi facciamo la rivoluzione invece. E allora abbiamo mostrato delle fotografie dell'occupazione, di quando la polizia è arrivata, come abbiamo fatto con una resistenza pacifista, non violenta. Questo era il modo anche del libro. Biomeccanica sì, ma anche l'attivismo nella società. Ogni giorno abbiamo fatto dei giardini fuori in Pittsburgh, Pennsylvania, dove ci sono stati lavoratori di acciaio, e noi abbiamo fatto gli spettacoli davanti le fabbriche, quando si sta cambiando alle 4, alle 5 nel pomeriggio. Ma il training più importante, quello era il training della gente, delle strade. E il corpo ha ricevuto questa sapienza, questa conoscenza della gente, dei quartieri, nei nostri corpi, questo. Quando dico così, lui crea, lascia il living, crea questo nuovo circus, cerco la terra, un attimo giù. Sì, c'è mezzo un ritardo. Sì, c'è mezzo un ritardo. Lo crea a Stoccolma, dopo lascia, quando il gruppo più o meno si separa, lui crea un gruppo con tutti attori stranieri che abitano in Scandinavia. Ma qual è la cosa affascinante? Lo mette dentro un'istituzione, qui per la prima volta tutti questi outsider sono finanziati allo Stato svedese. Poi lascia e crea l'Interkult, che a livello internazionale diventa, a Odessa in Ucraina ha fatto due grandissimi incontri, lui fece degli incontri tra Mar del Nord e il Mar Nero, tra i paesi del Mar, gruppi dei paesi del Mar Nero e del Nord. E vedete, un attivista incredibile, e ancora questo quando lui si è presentato modestamente solo un... advisor, consigliere perché Uppsala vuole diventare capitale d'Europa, lui è uno di questi consiglieri che io ho incontrato diverse volte, già. Quindi se volete avere qualcuno che ha veramente esperienza internazionale come gruppi, collaborano, sanno collaborare nella crisi. E poi finisco Gregorio Micuzzi. E la persona, fatti vedere, ed è lui che negli ultimi anni ha preso in mano questa vocazione, direi, di riunire gruppi da tutti i paesi, diverse generazioni, e fare grandi incontri. Beh, domani mi parlerà. Io ho finito, chiedo scusa. Intitolata Il fratello morto, vorrei cercare di spiegare come all'Odin Theatre l'attore e il regista collaborano per creare uno spettacolo. Però prima
devo spiegare alcuni dei nostri termini di lavoro. Potrei dire che l'attore è la persona che fa azioni. A differenza di un movimento, un'azione è qualcosa che cambia. Deve cambiare il tono muscolare del torso dell'attore, cambiando di conseguenza la percezione degli spettatori. Agire sulla scena non è lo stesso che agire nella vita quotidiana. A teatro un'azione non deve essere necessariamente realistica, però deve essere reale. Deve ricreare sulla scena un equivalente delle forze presenti nella vita quotidiana. Un attore deve imparare a fare azioni reali. Questo all'Odeon Theatre succede con il training, lavorando con esercizi che insegnano al corpo dell'attore a pensare, rendendolo vivo. I principi che vi guidano un'azione reale e di conseguenza gli esercizi sono diversi. Vi è sempre un inizio e una fine, e il percorso fra questi due punti non è lineare, ma contiene un cambiamento. Allora un esercizio consiste sempre almeno di tre fasi: un inizio, uno, un cambiamento, due, una fine, tre. L'equilibrio è spostato dal centro e sotto controllo. Il peso si trasforma in energia. Ogni esercizio contiene un'opposizione. Questa opposizione può manifestarsi sotto forma di diverse direzioni. Il braccio va su mentre vado giù col ginocchio. L'opposizione si può ottenere anche con quello che all'Odeon Theatre chiamiamo sats. Il sats è il momento in cui si trattiene l'energia prima di farla entrare in azione. Sats. Sats. L'opposizione si può ottenere costruendo una resistenza. Volendo camminare avanti, posso mettere una resistenza ai piedi. Volendo alzare un braccio, posso mettere una resistenza al polso. L'esercizio è coerente, segue una logica che non è casuale, per esempio l'impulso dato dalle anche. O spostarsi in direzione opposta a quella delle braccia. L'esercizio obbliga a essere presenti qui ed ora, a concentrarsi su quello che è necessario e non su quello che è decorativo. Un'azione, oltre a essere viva, reale, cioè che implica la spina dorsale e il torso, deve anche essere credibile. Una condizione per far credibile un'azione è la precisione delle estremità, dei piedi, delle mani, degli occhi. Posso trovare diversi modi di camminare, di usare le mani, di dirigere lo sguardo.
Gli esercizi si mettono insieme in una sequenza. Il passaggio di un esercizio all'altro crea dei nodi, impulsi e controimpulsi, cambiamenti ulteriori. Lavorando per uno spettacolo alla Teatre, gli attori, basandosi in un tema, un'immagine, un testo, un compito tecnico, devono creare una sequenza di azioni che devono essere capaci di ripetere. Chiamiamo questa sequenza di azioni una partitura, un termine preso dalla musica che indica una successione di note. Questa è, per esempio, una partitura. La partitura può essere modellata, può... Spagnolo? La partitura può essere modellata attraverso il ritmo, facendola, per esempio, lentamente. Oppure veloce. I ritmi possono cambiare all'interno della partitura. La qualità di energia della partitura può essere forte. O soave. O mista. La partitura può essere ridotta nello spazio, mantenendo tutti gli impulsi originali. La partitura può essere colorata con un aspetto estroverso. O introverso. La partitura può essere trasposta dal corpo intero a solo una parte del corpo, per esempio il viso. O una mano. Posso trovare un equivalente della partitura con la voce. E siccome non c'erano più speranze di pace dopo 4 primavere, il soldato tirò le conseguenze. O con un oggetto.
posso variare la partitura come se fossi un soldato. O come se fossi una farfalla. La partitura può essere creata componendo un'azione alla volta e addizionandola o improvvisando. Quello che è fondamentale è che la partitura è fissata nei suoi minimi dettagli per poterla ripetere uguale. In questo caso il lavoro verso lo spettacolo è cominciata con una poesia di Georg Johannessen, un poeta contemporaneo norvegese. La poesia dice: questa notte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Questa notte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse: non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi: sono le mie risposte. Per sognare bisogna dormire. Ho trovato allora una serie di posizioni dormendo e svegliandomi su una sedia. Ho ripetuto questa sequenza che avevo fatto seduta in piedi. Sulla base del verso che dice: stanotte ho corso con la luna su una strada, ho fatto un'improvvisazione. Per spiegarvi un modo di pensare che ci può essere dietro un'improvvisazione, vi racconterò, e questo è qualcosa che non facciamo mai, vi racconterò le motivazioni che hanno provocato le azioni di questa improvvisazione. La luna è rotonda come un viso, è piena di buchi. Sulla luna camminano gli astronauti. La luna dei libri per bambini è sottile e con un naso. Nello spettacolo Talabot tiravo fuori da una cassetta alcune fotografie e le lasciavo cadere per terra. Una di queste era la fotografia del primo astronauta sulla luna e questo successe il giorno del mio compleanno. E lo vidi alla televisione. Attorno alla luna ci sono le stelle. Cerco di prenderle. Penso se devo rimetterle dov'ero e decido di no, per terra. Thank you.
Sulla base del verso che dice: questa notte ho sognato di salvare altre vite che la mia, ho fatto un'altra improvvisazione che vi mostrerò senza spiegazioni. Con tutto questo materiale, cioè la composizione della sedia e le due improvvisazioni, ho fatto un primo montaggio utilizzando due oggetti, una rosa e una benda. E ho mostrato questo per la prima volta a Eugenio Barba, il mio regista, il regista dell'Odin Teatro. Eugenio mi ha chiesto di cambiare la disposizione nello spazio e di usare gli oggetti al contrario, prima la rosa e poi la benda. Questo di fare il contrario è qualcosa che dice spesso quando non sa cosa fare. Dovevo cominciare come se stessi appoggiata contro un muro. La prima azione è ridotta. Questa azione devo farla all'indietro come se dovessi toccare il muro e anche dall'altro lato. Questo è stato tagliato. Anche i passi sono ridotti. Anche questo devo farlo all'indietro come se volessi toccare il muro. Quando la sedia si sposta e cado all'indietro, devo lasciar cadere la rosa per terra. Faccio i passi senza l'azione delle braccia e come se volessi calpestare la rosa, ma all'ultimo momento non lo faccio. La luna la faccio all'indietro come se volessi toccare il muro e le fotografie come se volessi accarezzare il muro. Il soffio comincia dal muro per arrivare dov'era. Prendo solo due stelle e mantengo la posizione mentre avanzo e prendo la benda. Uso l'oscillazione per mettermi la benda.
La caduta devo farla dietro alla rosa. A questo punto comincio a dire il testo della poesia di Georg Johannesen, che dico testo, 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 finché rimango con le spalle contro il muro. Questa notte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Questa notte ho corso con la luna per la strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse, non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi, sono le mie risposte. Dopo questo primo montaggio ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se questi stessi materiali fossero messi con un'altra cornice, con un altro vestito. E abbiamo deciso di cambiare il vestito. C'è il piede gonfio perché oggi ho dato un calcio a un gradino. Ah.
Con questo costume molte cose sono cambiate. La rosa non è più in mano, ma nel taschino. Molte azioni sono state ridotte ancora di più e alcune sono state suddivise in fasi. Per esempio, volendo prendere la rosa, suddivido l'azione in 1, 2, 3 e 4. Questa notte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Questa notte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse, non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi, sono le mie risposte. A questo punto mi sono state date altre due poesie, una del poeta messicano Octavio Paz e l'altra del poeta turco Nazım Hikmet. Per creare materiali per queste due poesie ho usato altri procedimenti. La poesia di Octavio Paz dice: è una strada lunga e silenziosa, cammino nel buio, inciampo e cado, mi alzo e calpesto con piedi ciechi le pietre mute e le foglie secche, e c'è un altro dietro di me che le calpesta, se mi fermo si ferma, se corro corre, guardo indietro nessuno, tutto è oscuro e senza uscita, giro e rigiro per incroci che portano sempre alla strada, dove nessuno mi aspetta né mi segue, dove io seguo un uomo che cade, si alza e nel vedermi dice nessuno. Per creare materiali per questa poesia ho preso ispirazione della pittura. Ho scelto 3 quadri di Delacroix e ho cercato di ricreare nello spazio il loro movimento e dinamismo. Questo è il primo, il cavaliere che esce dal mare. Il secondo, i posseduti di Tangeri. Il
Il terzo, la morte di Lara. Il primo. Il secondo. Il terzo. E questo è il modo in cui il testo è stato montato con le azioni. È una strada lunga e silenziosa. Cammino nel buio, inciampo e cado, mi alzo. E calpesto con piedi ciechi, le pietre mute e le foglie secche. E c'è un altro dietro di me che le calpesta. Se mi fermo, si ferma. Se corro, corre. Guardo indietro, nessuno. Tutto scuro e senza uscita, e giro e rigiro per incroci che portano sempre alla strada, dove nessuno mi aspetta né mi segue, dove il secondo uomo che cade si alza e nel vedermi dice: nessuno. La poesia di Nassim Hikmet dice: sei uscito di prigione, appena uscito, ecco, tua moglie è incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai il ventre quasi fino al naso, tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria e tu sei fiero e pieno di rispetto. Fa fresco, una freschezza di mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano attorno alla macelleria. E al primo piano la macellaia ricciuta, i grossi seni appoggiati sul davanzale, contempla il tramonto. La notte è caduta a un tratto, la passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra: andrà a casa? Per creare materiali per questa poesia, ho usato la musica. Lascio che la musica determini le mie azioni. Thank you.
anche per trovare il modo di dire la poesia di Hikmet, ho usato la musica. Ho scelto alcune melodie e ho innestato il testo su queste melodie. Sei uscito di prigione e appena uscito ecco tua moglie incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai il ventre quasi fino al naso, tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria e tu sei fiero e pieno di rispetto. Ripeto il testo mantenendo la struttura della melodia, però senza farlo evidente. Sei uscito di prigione e appena uscito ecco tua moglie incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai il ventre quasi fino al naso, tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria e tu sei fiero e pieno di rispetto. Raffresco una freschezza, come mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano attorno alla macelleria e al primo piano la macellaia ricciuta. I grossi seni appoggiati sul davanzale contempla il tramonto, la notte è caduta a un tratto. Fa fresco, una freschezza come mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano attorno alla macelleria e al primo piano la macellaia ricciuta, i grossi seni appoggiati sul davanzale contempla il tramonto, la notte è caduta a un tratto. La passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa. La passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa. Mettendo il testo con le azioni hanno subito notevoli adattamenti. Per esempio, i passi sono fatti in un tempo molto più breve. Sei uscito di prigione e appena uscito, ecco, tua moglie è incinta. Questa azione diventa al ventre quasi fino al naso. Questo diventa tua moglie il suo peso sacro lo porta. Questo diventa e tu sei fiero e pieno di rispetto. Questo diventa, fa freddo, una freschezza come mani di bimbo infreddolito. Questo diventa, hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. Questo diventa, la notte è caduta un tratto. Questo diventa, la passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa?
Stanotte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Questa notte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse, non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi, sono le mie risposte. È una strada lunga e silenziosa. Cammino nel buio, inciampo e cado. Mi alzo e calpesto con piedi ciechi, le pietre mute e le foglie secche. E c'è un altro dietro di me che le calpesta. Se mi fermo, si ferma. Se corro, corre. Guardo indietro, nessuno. Tutto è oscuro e senza uscita. E giro e rigiro per incroci che portano sempre alla strada dove nessuno mi aspetta e non mi segue. Dove sia un uomo che cade e si alza e nel vedermi dice nessuno. Stanotte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello è morto. Sei uscito di prigione e appena uscito ecco tua moglie incinta. La sera la prendi sotto braccio, viene andata a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai il ventre quasi fino al naso, tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria e tu sei fiero e pieno di rispetto. Fa fresco, una freschezza come mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano attorno alla macelleria e al primo piano la macellaia ricciuta, i grossi segni appoggiati sul davanzale. Contempla il tramonto. La notte è caduta un tratto. La passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra, andrà a casa? Tutto questo lungo lavoro sui dettagli, ripetendoli e affinandoli, è la fase più importante del processo creativo. È quello che chiamiamo l'elaborazione. È durante questa fase che l'unità e l'organicità fra testo e azione si trovano, raggiungendo una seconda vita. I testi, i materiali proposti dall'attore, le idee o le immagini proposte dal regista sono punti di partenza. Quello che è interessante e affascinante è vedere come queste visioni si incontrano e si scontrano per trasformarsi in qualcosa che sorprende tanto l'attore come il regista, qualcosa che acquisisce una vita propria. Bertolt Brecht è riuscito a descrivere questa situazione in una sua poesia, lettera all'attore Charles Laughton nel lavoro sul dramma La vita di Galileo. I nostri popoli erano intenti a scannarsi, mentre noi, chini su quaderni consunti, cercavamo termini nei dizionari e molte volte cancellavamo i nostri testi. E poi, di sotto le cancellature, portavamo di nuovo alla luce le espressioni di prima. Insieme cominciavamo a seguire quello che le azioni e i personaggi dettavano, un nuovo testo. Continuamente mi trasformavo in attore, mostrando gesta e cadenza di un personaggio, e tu ti trasformavi in scrittore, eppure né io né tu uscivamo dall'ambito del nostro mestiere. Durante questa fase di elaborazione mi hanno chiesto di mostrare pubblicamente i materiali e mi hanno chiesto un titolo. Pensando alla prima poesia, ho proposto due titoli, Correre con la luna o Il fratello morto. È stato scelto il secondo. Una volta scelto il titolo o una volta che il titolo ci ha scelto, il regista si è chiesto, chi è il fratello morto? E questo è quello che mi ha scritto.
evidente, il primo fratello morto, Abele, è ammazzato dal fratello Caino. Poi vi è Romolo che assassina Remo. Vi sono le coppie fratello-sorella, come Antigone e Polinice. A volte queste coppie sono anche amorose, incestuose, come Giovanni e Annabella in Peccato che sia una sgualtrina di John Ford, che Artaud considerava la migliore tragedia elisabettiana. Pensa alla poesia di Pierpaolo Pasolini, poeta comunista, dove parla di suo fratello. Piango ancora, ogni volta che ci penso, per mio fratello Guido, un partigiano ucciso da altri partigiani comunisti sulle montagne disboscate di un confine. Anche il drammaturgo tedesco Heiner Müller parla del fratello morto, ma lui pensa al rapporto scrittore-attore. Lo scrittore è Abele, l'attore è Caino, è l'attore che ammazza lo scrittore. Lo scrittore protesta, ma come? Sono io che allevo la carne da mangiare, da sacrificare a Dio. Abele, infatti, era pastore. L'attore replica, la terra è mia. Caino era agricoltore. Dice Müller, cosa fa l'attore? Si mangia il testo della scrittura e lo vomita coperto dalla bava della propria psicologia, delle proprie intenzioni ed emozioni. Müller propone che l'attore componga sequenze di azioni sulle quali, in una fase successiva, venga posato il testo rispettandone l'autonomia. Allora, a teatro, il fratello morto è il testo? L'attore è Caino che ammazza o è Iside, la dea egiziana, di fronte ad Osiride, suo fratello morto? Iside ricongiunge i pezzi del corpo squartato del fratello e questi ricrescono e fioriscono. Il fratello morto resuscita a nuova vita. Avvenne nel primo deserto. Due braccia scagliarono una grande pietra. Non ci fu un grido, ci fu sangue. Ci fu per la prima volta la morte. Ma non ricordo, fu Abele o Caino? Questa notte ho sognato di salvare altre vite che la mia. Questa notte ho corso con la luna su una strada. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse, non sopravviverai sulla strada con queste domande. Gli dissi, sono le mie risposte. È una strada lunga e silenziosa. Cammino nel buio, inciampo e cado. Mi alzo e calpesto con piedi ciechi, le pietre mute e le foglie secche. E c'è un altro dietro di me che le calpesta. Se mi fermo, si ferma. Se corro, corre. Guardo indietro. Nessuno. Tutto è scuro e senza uscita. E giro e rigiro per incroci che portano sempre alla strada dove nessuno mi aspetta né mi segue. Dove io seguo un uomo che cade, si alza e dice, nessuno. Mio fratello è morto. Sei uscita di prigione e appena uscito, con tua moglie è incinta. La sera la prendi sotto braccio, ve ne andate a passeggio per le strade del tuo quartiere. Hai il ventre quasi fino al naso. Tua moglie il suo peso sacro lo porta con civetteria. E tu sei orgoglioso e pieno di rispetto. Fa fresco, una freschezza come mani di bimbo infreddolito. Hai voglia di afferrarla fra le braccia per riscaldarla. I gatti del quartiere aspettano, attorno alla macelleria e al primo piano, la macellaia ricciuta, i grossi segni appoggiati sul davanzale. Contempla il tramonto, la notte è caduta un tratto.
La passeggiata serale è terminata. Una macchina della polizia entra nella vostra strada. Tua moglie sussurra: andrà a casa? Mi hanno fucilato in un angolo solitario della montagna, all'ora di preghiera il mattino, fra i sassi steso, l'ho allungato sanguinante. Mi hanno fucilato! E nessuno per vederci un buon augurio. La mia vita finita prima del tempo, nessun libro lo può spiegare. Un ufficiale invia un messaggio cifrato e mi hanno fucilato. Nessuna inchiesta, nessun giudizio. Mia sorella racconta questa storia così com'è. O potranno pensare che sia una fiaba. Non sono capezzoli rosa, ma due pallottole dum dum scoppiate dentro la mia bocca. Scrivevi sulla sabbia, il vento lo cancellò, rimasi sola guardando il mare. Dolce ricordo di maggio, quando sotto il sole la tua bocca si aprì in un bacio, come una pesca piena di miele. La tua bocca si aprì in un bacio, come una pesca piena di miele. Ferita d'amor la tua bocca, ti hanno fucilato con questa poesia del poeta curdo Ahmet Arif. Il fratello morto si conclude. Facciamo solo 5 minuti di pausa invece della mezz'ora, per cui fuori e dentro.
chiedere